Ma quando la parola di Dio questa mattina ci dice che quando attraverserai la valle di Baca, essi la trasformeranno in luoghi di fonti. Fratelli e sorelle, non è facile, forse per la carne non vorremmo attraversare quel tipo di territorio, ma la parola di Dio ci dice questa mattina che attraversandolo il Signore è potente. Abbiamo ascoltato il Signore come può cambiare il verdetto anche dei medici più bravi. Il Signore, perché Dio è potente da portare, da creare trasformazioni nella nostra vita, nelle nostre esperienze. Fratello, sorella, qualunque sia la tua baga questa mattina, qualunque sia la tua sofferenza, qualunque sia quella esperienza che ti porta a lacrimare, questa mattina ti dice il Signore che quel momento lo può trasformare in luogo di fonti, in luogo di benedizione, dove tu potrai trovare ristoro e ristoro per l'anima tua. Non sempre è facile scavare nel deserto per trovare acqua, creare delle fonti di acqua per il ristoro e del pellegrino che passa in quelle zone, ma il credente, per la potenza di Dio, per la virtù dello Spirito Santo, può vedere trasformato qualunque momento è della propria vita, da una vita magari sofferente, da una vita provata a una vita benedetta e benedetta dal Signore. Fratelli e sorelle, non solo noi vogliamo impegnarci mentre attraversiamo la valle di Baca a confidare nel Signore, a rimanere attaccati al Signore, pregando il Signore che nessuna influenza esterna possa intervenire a tal punto da farci fermare o addirittura indietreggiare. Preghiamo il Signore in modo che il Signore possa in quell'esperienza arricchirci. Se vuoi vivere in comunione col Signore e con la Chiesa, tu lo attraverserai la valle di Baca. Quanta incomprensione, quante astuzie, quante macchinazioni a volte il nemico genera per farci perdere quell'entusiasmo di andare nella casa del Signore per condividere la comunione fraterna. Quante volte una malattia ci prova a tal punto da scoraggiarci. Quella valle di Baca, il Dio ti dà grazia di poterla vedere trasformato in luogo di fondo e vedere l'anima tua ristorata. Ma Signore, in questo territorio vogliamo riscoprire il valore della preghiera, il valore, la fonte della tua parola. È che quella tua parola è luce, la tua parola è forza per noi, la tua parola ci illumina, fratelli e sorelle. È impegno lasciarci guidare dalla parola del Signore. Sapete, a volte la valle di Baca la troviamo sulla nostra strada perché affrontiamo la vita quotidiana più che fidarci della parola del Signore, dei nostri principi. Affrontiamo anche nella Chiesa, a volte magari facciamo dei ragionamenti e la parola di Dio invece ci dice: se hai qualche parola che edifica, quella dici. E lo vogliamo scoprire, Signore, quanto è importante rimanere attaccati alla tua parola.